è stata affissa e scoperta questa mattina davanti all'ingresso del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara una targa in omaggio al prezioso e infaticabile lavoro delle ostetriche nella giornata internazionale che oggi, 5 maggio, celebra una delle professioni più antiche al mondo. A firmare la dedica sulla targa sono state l'associazione Adricesta e Adisco, alla presenza del personale sanitario e del reparto. Ricordare che sono le prime braccia che avvolgono i nostri bambini è una professione sicuramente importante e infatti lo scriviamo anche sulla targa proprio per ricordare questo importante mestiere, perché addirittura dai tempi degli antichi egizi veniva declamato il mestiere della cosiddetta levatrice. E noi come Adisco Abruzzo siamo presenti nell'ostetricia dal 1999, sono 22 anni circa, e da sempre ci siamo attivati per attività soprattutto per la raccolta del sangue del cordone ombelicale, essendo l'unica banca del Medio Adriatico fra le Marche, Abruzzo e Molise, e in più serviamo anche per le Puglie, ma soprattutto abbiamo aperto tanti centri di raccolta e questo è il reparto di nascita più affollato, perché ci sono circa 2300 parti, quindi era doveroso dare un riconoscimento a tutte le ostetriche nel preciso contesto a quelle di Pescara, che svolgono un lavoro esemplare, un lavoro eccellente e soprattutto hanno un intenso lavoro da svolgere, e quindi non era mai stato fatto anche ai più sanitari, a tanti sanitari era sconosciuta questa data di onore al merito. Io lo chiamo un onore al merito, perché tutte le attività sanitarie professionali e non sono comunque un onore al merito, specie in questo periodo con mamme Covid, in periodo di Covid ci sono stati tanti parti e loro hanno affrontato tutto incessantemente, quindi un abbraccio a loro che hanno abbracciato i miei figli come hanno abbracciato i figli di tutte noi mamme, di tutti noi genitori e che li hanno accolti amorevolmente, quindi grazie a tutte le ostetriche di tutto il mondo. C'è sempre tanto da fare, soprattutto nell'umanizzazione del parto. Noi ci siamo impegnati molto proprio per rendere un servizio che diventa sempre più tecnico, anche umanizzato. Le donne qui ricevono le cure, diciamo, più recenti, abbiamo tutta la tecnologia disponibile, però lavoriamo anche sulla umanizzazione del parto. In questo le ostetriche, naturalmente, che sono le depositarie di un'antica arte, si fanno carico di questo proprio perché c'è anche l'aspetto umano. Qui le ostetriche sono molto attente a questo aspetto e noi ne siamo molto contenti.